Succede spesse volte che abbiamo delle scarpe da ginnastica nuove, usate poche volte, e si scollano in questo modo. Così. Che cosa possiamo fare? Non è almeno particolarmente difficile. Allora, innanzitutto dobbiamo dare una pulitina, abbastanza veloce, non è importante, proprio per tirare via la parte più, diciamo, lo sporco più grosso. Questo è abbastanza pulito, e quindi è un po' più veloce. E questo qua è un po' più complesso. Importante perché se c'è su troppa polvere poi si stacca di nuovo. Invece così tiriamo via un po' il più grosso. Allora, in questo caso io utilizzo la colla ciano acrilica, conosciuta come Attack, perché in questo materiale qua faccio abbastanza fatica a incollarla con tutti gli altri tipi di colla, e questo qua, siccome sforza leggermente ed è sulla parte rigida, che questa parte riesce a tenere bene. Se fosse su una parte flessibile come questo qua, sarebbe un po' più difficile. La tonetta è pressata bene. Io generalmente uso questo attrezzo che permette di poterla pressare qualcosa di morbido sotto. Oddio, ci sono macchine decisamente migliori di queste, però la sua funzione la fa molto bene. Ce la lasciamo circa 5 minuti, 10 minuti e poi tiriamo via. Ripetiamo la stessa operazione con l'altra. Abbiamo sempre aspettato quei 2-3 minuti, anche 5 va bene. Ok? E vedete, tiene bene. L'importante è metterla sotto pressione, schiacciarla. In questo modo la colla penetra bene e aderisce bene, altrimenti è facile che si stacchi.